Dopo 5 mesi di lavoro, 32 eventi megawatt organizzati in tutta Italia e 120 circoli fondati su tutto il territorio nazionale, Energie per l'Italia, il movimento politico fondato dall'ex candidato sindaco di Milano per il centrodestra, Stefano Parisi, si prepara alla convention fondativa del 1 aprile a Roma con il lancio di una piattaforma online, energieperlitalia.com, e con l'apertura della sede milanese. Il movimento non presenterà però proprie liste alle prossime elezioni amministrative, ma conta di esserci alle prossime elezioni politiche. Megawatt, la convention di Parisi, arriva a Saronno martedì 21 marzo. Siamo appena nati, in 5 mesi abbiamo fatto un lavoro straordinario. Credo che oggi nessun partito sarebbe in grado di sviluppare il volume di lavoro e di attività che abbiamo sviluppato noi. L'entusiasmo aiuta molto. Quello che vogliamo fare è essere presenti alle prossime elezioni, sì, questo sicuramente politiche, e quindi se saranno a ottobre, sarà a ottobre, se saranno nel 2018, nel 2018. Quello che vogliono, che credono veramente nel rinnovamento delle idee, oltre che delle persone, delle leadership, sono con noi. Noi siamo aperti però su idee molto chiare, su politiche economiche e sociali molto chiare. Noi siamo per stare dentro l'euro, non per uscire dall'euro. Pensiamo che l'uscita dall'euro sarebbe devastante per la nostra economia e soprattutto per le persone economicamente più deboli. E questo va detto. Se c'è chiarezza su questi punti, noi siamo pronti a stare con chiunque abbia voglia di rinnovare, di avere persone oneste in politica, di avere programmi chiari, in modo tale che non si prendano in giro le persone, ma che si dicono le cose che poi il giorno dopo che si arriva a Palazzo Chigi si fanno.